Cari amici della Programmia, oggi video straordinario, cioè non ordinario. Velocemente, io sentivo di doverlo fare già da qualche giorno, poi Andrea Tarenzi mi ha rubato l'idea. Senza amico Andrea, io condivido, andatevi a vedere il suo video, le sue quattro chiacchiere un po' arrabbiate. E troverete sotto la mia sottoscrizione, nel senso che sottoscrivo tutto quello che lui ha detto. Aggiungo qualche considerazione. Ora, io sono stato in qualche modo sollecitato, in qualche modo non dico accusato, di aver un po' mollato la mia produzione video, ma sinceramente, come Andrea, ritengo che il mondo della natura tradizionale declinato nell'ambiente social, nell'ambiente web, negli ultimi tempi abbia subito una degenerazione veramente che forse è inarrestabile, negativa chiaramente. Ora, io ho diradato perché a differenza di quello che può pensare qualcuno, e non mi riferisco a nessuno in particolare, ma ne vedo tanti. Questo non è un gioco che può portare a introiti, ma anche soltanto a io faccio la recensione, tu mi mandi il prodotto tutte le settimane. Non è così. Io ho un buon numero di follower sul iscritti al canale. Sono anni che lo faccio, avrò ricevuto 5, 6 pennelli, tre rasoi e due trasette, ecco. Ora, tutto il resto sono soldi anche pesanti, quindi voglio dire, è un gioco costoso. Chi pensa di entrare in questo mondo per fare, diciamo, del business, stia attento perché non è facile. Ma non è facile perché chi aveva bisogno di qualcuno che promuovesse i propri prodotti e per poterlo fare devi essere grande, devi essere strutturato, l'ha già fatto. Quindi, come dire, io credo, poi magari mi sbaglio, che chi io, perché ho l'impressione delle volte, no? Vedo qualcuno che magari scrive anche nei commenti da qualche parte, ah, magari se mandatemi, a me hanno detto dei produttori di questi improvvisati, diciamo, alcuni di questi nuovi spollati dal nulla che mandano messaggi dicendo: ah, se volete la recensione, mandatemi il prodotto. Ma questo non funziona così, signori. Sappiatelo, cioè, ve lo dice uno che sono 4 anni e mezzo che lo fa, che ha un discreto successo, discreto, non, cioè, c'è chi ovviamente fa molto più di me, e vi assicuro che non sono inseguito da nessun produttore. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la recensione del sapone, dell'ottimo sapone di Bruno Iepariello, Dante, che mi è piaciuto così tanto che io, che mi ero ripromesso di non comprare più saponi, ho acquistato anche adesso la versione Beatrice, per dire che mi è piaciuto. Ora, io non tollero, e lo so, sono intollerante, sarò politicamente scorretto a dire queste parole, chi sulla mia pagina si permette di tutte le volte, e non è la prima volta che capita, di puntualizzare, di dire la sua. Allora, certo, è chiaro che se tu a farmi delle domande io rispondo, se uno. Ma sempre la piccola polemicuccia, la frecciatina, no, come allora, signori, andatevela a fare sui vostri canali. Cioè, se qualcuno mi vuole chiedere a Marco, ma secondo te è meglio, mi invento, non lo so, il Rocknell o il Wolfman, io posso rispondere, ci mancherebbe ancora. Oppure se uno mi dice: guarda, io che a differenza tua preferisco i rasoi più esposti, più aggressivi. Quello
Quali mi consigli, secondo te? Ma ci mancherebbe ancora. Andare invece, sempre a puntualizzare, no, ma non è vero perché hai detto una cosa che non è vera. No, non lo tollero. Cioè, andate a farvelo sul vostro canale, che avrà sicuramente molti più iscritti del mio, ma non sul mio, perché io vi banno. Cioè, persone che... Poi, oltretutto... Nell'ultimo caso, io ho semplicemente detto che, siccome purtroppo il mio lavoro mi porta via tanto tempo, ed è un lavoro anche abbastanza delicato, non ho tempo di andarmi a vedere tutti questi nuovi principianti che aprono canali, che fanno, ma anche quelli vecchi, non ho tempo di vederne nessuno quasi. Chiedetelo agli amici Dario, Bruno, Andrea, con cui si è creato un rapporto di amicizia, come diceva Andrea, anche a distanza, ma si è creato un rapporto comunque grazie anche alla tecnologia. Si fanno queste piccole trasmissioni, piccole live. Se è vero che io mi spiace, chiedo scusa a loro, delle volte mi faccio desiderare perché non ho tempo, perché magari arrivo a casa alle 9, distrutto, mia moglie giustamente mi dice: ma cosa facciamo? No, cioè, arrivi a casa e ti metti a fare e neanche facciamo cena, cioè. Quindi, non ho tempo. Quindi, già una persona che dice: ah, facevi riferimento a me, io lo trovo, sorrido perché come è possibile pensare che io abbia tempo di andare a vedere cosa dice uno, cosa dice l'altro. No, io ho fatto riferimento a un commento che ho letto di sfuggita su Facebook, in cui si parlava di critiche al sapone per il suo prezzo. E tra l'altro ho anche detto che sì, era un prezzo importante. Da lì è nata una polemica che non finiva più. A un certo punto io ho dovuto cancellare, perché una volta che ti rispondo, ti ho risposto, basta, cioè non è che devi andare avanti un'ora, ti ho risposto. Io penso così, io penso che il prezzo del sapone Dante sia un prezzo tutto sommato equo. Non è un prezzo regalato, ma è un prezzo che vale la qualità del sapone, e lo confermo. Forse, e l'ho detto anche a Bruno, l'aftershave potrebbe costare qualche euro in meno, ma siamo sempre comunque su cifre sostenibili, ok? Dopodiché, io non me ne intendo di marketing. Cioè, a me interessa, io quando ricevo un prodotto per recensirlo, non me ne frega niente del marketing. Cioè, se Bruno vuole vendere il suo prodotto a 5 euro o a 500, è un problema suo. È lui il commerciante, è lui il businessman. Io non mi occupo di costi, di prezzi, no, io mi occupo di dire che il sapone è valido o non è valido. Quando sento dire che il sapone non ha profumo, e beh, non è vero, non è vero, è oggettivo. Cioè, ci sono cose soggettive e cose oggettive. Cioè, quando io sento dire che il sapone non ha profumo, o si sente poco, ora, o io dopo il Covid ho sviluppato un naso come quello di un cane a tartufo, oppure vi garantisco che il profumo è assolutamente presente ed è forte. Se sento dire da altri che il sapone non monta, non è vero, è oggettivo, perché il sapone monta perfettamente, solo che comportandosi in maniera simile in un tarlovato chiede molta acqua, ma l'ho spiegato. Se invece qualcuno mi dice: guarda Marco, a me questa profumazione non piace, io sto zitto perché è soggettivo. Cioè, ci sono delle cose in rasatura, ma come nella vita, oggettive, e cose soggettive, no? Quindi, non mi piace questo profumo. E vabbè, ti piacerà un altro profumo.
Io non mi permetto di dirti hai torto e hai ragione, a me piace, a te non piace. Ma se mi dici che il profumo non monta e il sapone non monta, non è vero. E l'ho dimostrato in video, non è vero. Se mi dici che non è protettivo, non è vero. Fai fatica addirittura a tirartelo via con le CAI, tanto che protettivo, non è vero. Allora, io non tollero sulla mia pagina più incursioni di persone che legittimamente, ripeto, sui loro canali con migliaia di follower o sui loro gruppi, non lo so cosa hanno, qualunque cosa facciano, dicono quello che vogliono di un prodotto, possono anche, ripeto, non lo faccio io, Dante, lo fa Bruno Iepariello, che non è né mio fratello né mio cugino, e nemmeno socio in affari. Quindi possono dire quello che vogliono. Io sul mio canale dico quello che è il frutto della mia esperienza. E non ho piacere che questo venga messo in discussione. Non ti piace il prezzo? Cavoli tuoi! Che te devo dire? L'ho scelto io? No, vattene a prendere. Compra un altro sapone. Comprati un sapone a meno. Oggi abbiamo, secondo me, ed è questo l'altro motivo che mi preoccupa, io lo dico chiaramente, l'ho detto anche a alcuni produttori. Abbiamo un'inflazione di prodotti per la rasatura che rischia di creare una bolla. E poi quando la bolla esplode è un problema, è un po' come non nella finanza, no? Cioè, io non lo so quanta domanda ci sia in questo mondo di ultra nicchia, perché parliamoci chiaro, stiamo parlando di un mondo di ultra nicchia. Stiamo facendoci la barba, ecco quello che dice sempre Andrea. Quindi io che non sono democratico nella rasatura, perlomeno, legittimamente voglio che nel mio canale non ci siano questi tipi di polemiche. Come dicono in America su Facebook, no? Si dice my wall, my rules, cioè la mia pagina ha le mie regole. Le regole del mio canale sono: mi puoi fare domande, mi puoi chiedere un'opinione, puoi anche dire la tua, ma finisce lì. Non si va a polemizzare, non si va a sottintendere, non si va a fare poi i piagnistei su altri gruppi, perché poi alla fine, ragazzi, quello che noi scriviamo di qua e di là viene riportato in tempo zero, ok? Non, allora, nel mio canale funziona così. Quindi, questo è un motivo ulteriore per scoraggiarsi e dire: ma uno fa meno video possibile, perché veramente vedere anche, cioè, tra virgolette, che arrivano no, quelli che vogliono in qualche modo mettere in discussione oppure mettersi a puntualizzare cose che non sono richieste. E in maniera insistente, perché ripeto, non è che io sono un intollerante a tal punto da dire no, tu non puoi dire niente, no, tu puoi dire quello che vuoi, i miei commenti non sono mai stati cancellati, ma a un certo punto se io ti dico no, guarda, è così, accettalo, perché se non lo accetti hai due possibilità: te ne vai dal canale e ti assicuro che non succede niente, non guardi quel video. Va, ci sono ormai, è pieno di principianti, non principianti, esperti, non esperti, ce n'è per tutti i gusti. Quindi la provocazione, la provocazione mascherata un po' per confronto, ecco, diciamo così, a me non piace e non sta bene. Quindi, messaggio ai naviganti, io non ho niente contro nessuno, siamo in un paese libero e viva Dio, ognuno può dire quello che vuole nei limiti di quello che è la legge italiana, chiaramente, ma sul mio canale evitiamo, per piacere, di scatenare delle polemicucce che io non tollero, non tollero. Così come non tollero che venga messa in discussione, che vengano messe in discussione cose oggettive. Ripeto, il sapone monta? Sì, punto, monta. Non è per me non monta, non esiste.
faccio un esempio, faccio degli esempi. La profumazione del sapone è una profumazione intensa? Sì, è oggettivo. Se poi uno è raffreddato e non la sente bene, magari fra un mese, una settimana, un giorno gli passa il raffreddore e la sentirà meglio, ma io vi garantisco che è oggettivo. Il prezzo è alto, e va bene, andatevela a prendere dal produttore o fatto vedere miriadi di saponi che costano meno e uno si orienta sul sapone, cioè se quel prezzo è ritenuto eccessivo, cosa che sicuramente non lo è, nel senso che comunque, ripeto, io non sono un esperto di marketing, alcuni esperti di marketing sostengono addirittura che il prezzo elevato sia un volano di vendite, perché rende il prodotto elitario. Cioè, c'è una nota marca di orologi che vende orologi di qualità estrema a prezzi molto alti. Io ho degli amici che se ne intendono, io non capisco niente di orologi, che mi dicono: guarda, quel prezzo lì non è il vero valore del prodotto, ma per tenere su un brand che è un brand centenario, storico, tutto quanto, il prodotto deve costare caro, perché se no non diventa più un prodotto di elite, ma diventa un prodotto di consumo. Allora a quel punto il produttore paradossalmente potrebbe avere un danno. Io non me ne intendo di queste cose, riferisco, no, di cose che mi hanno raccontato. Quindi a me che costi poco, tanto, cioè, me ne frega fino a un certo punto. Beatrice, l'ho comprato, perché ritengo che questa formula sia una formula vincente. Poi magari non mi piacerà, perché io so che è vanigliato e a me i vanigliati non fanno impazzire. Lo sa bene Rocco Contini, no? Che mi ha consigliato in buona fede un sapone che per lui è eccezionale, per me aveva troppa vaniglia. Ecco, per dire, ma quella è la soggettività. Ma se io avessi detto che lo Stirling che mi ha consigliato era un sapone che non montavo, era un sapone che non proteggeva, sarei stato. Non faccio. Avrei detto una puttanata. Cosa ho detto? Ho detto: a me non piace tanto il profumo. Quindi, morale della favola, questo mondo sta prendendo una piega che a me non piace. Se qualcuno pensa, ripeto, di guadagnarci, ma questo lo dico per inciso e non mi riferisco a nessuno, ripeto, non mi riferisco a nessuno, ma l'aria un po' la sento, sappia che questa roba qua è una cosa che c'è solo da perderci. Se qualcuno pensa di farsi spazio andando a pestare i calli a chi in maniera pacifica questo mondo lo frequenta da anni, ecco, alla larga, alla larga. Perché io banno. Io banno perché non, con tutto il rispetto per la persona e per le loro idee, non ho voglia di avere sul mio canale questo tipo di dialettica. Diciamo così. My wall, my rules. Dopodiché, confermo ancora di più una volta che queste cose fanno cadere un po' la catena e fanno passare la voglia di produrre video che costa soldi, perché tu la roba te la devi comprare, costa tempo perché devi girarlo il video e costa soprattutto anche fatica, perché comunque poi devi montare, non montare, io non lo monto, io lo mando così. Ma devi scaricarlo, caricarlo, mettere il titolo, fare la copertina. Quindi è una cosa che porta via, no? Allora, uno lo fa se ha piacere. Questa piega che ha preso questo mondo mi sta facendo sempre di più pensare che, come dire, una stagione che poteva essere anche folcloristica, chiamiamola come vogliamo. Anche rissosa, ma in maniera diversa, si conclude se ne inizia un'altra che è un po' il homo homini lupus, no? Cioè,
la lotta di tutti contro tutti. Ecco, io questo a me, come diceva Scalfaro, lo cito anche se non è un personaggio politico di mio riferimento, a questo gioco al massacro io non ci sto. Giocate voi. Ecco, questo è quanto. Quindi, quando mi capiterà di produrre un video, vi prego, fatemi domande, chiedetemi. Io se posso rispondo, come vedete, ogni tanto non posso, ogni tanto posso, ma evitiamo polemiche, evitiamo i puntini sulle i, perché sul mio canale io queste cose qua non le voglio. Sbaglierò, forse sì, ma chiedo soltanto il rispetto, perché il mio canale è come fosse casa mia. Casa mia è aperta agli ospiti, ma l'ospite deve stare al suo posto. No? Cioè, l'ospite può chiedermi: senti Marco, ho sete, mi offri una birra? Bene, te la offro, ma non mi può dire: ah no, quel quadro fa schifo, toglilo perché no, cioè, c'è modo e modo di stare, no? Nei posti. E un canale YouTube non è altro che una piccola casetta, una piccola cosa tua che ognuno è libero di gestire come vuole, secondo me. Secondo me. Se così non è, non ho problemi, ripeto, non guadagnandoci praticamente niente, perché, ripeto, è vero che io ho monetizzato il canale, ma l'ho monetizzato perché un esperto di YouTube mi ha detto: guarda, se non lo monetizzi il video non gira tanto, ma vi assicuro che le entrate sono ridicole, ma proprio ridicole, e oltretutto tassate, quindi praticamente di fatto non pare niente. Tanto per essere chiari. Quindi non c'è nessun secondo fine. Però, a maggior ragione, quello che chiedo e che pretendo è il rispetto. Non ti piace il mio canale? Non ti piace come io affronto la rasatura? Non ti piace? Non ti fidi di me? No, non ti fidi di 21 anni di esperienza? Liberissimo, liberissimo. Cambia canale, troverai quello che vuoi, in Italia e all'estero. Buona giornata a tutti e ci vediamo però presto.